Versilia zona rossa. Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro spinge in questa direzione dopo l'invito del presidente Giani a valutare seriamente questa possibilità alla luce dell'ingresso del comune di Seravezza dopo quello di Viareggio e lo fa sulla base del calo di contagi che si registra a Viareggio nel bollettino settimanale rispetto a 15 giorni fa, frutto della zona rossa, secondo Del Ghingaro, anche se dal momento che l'ordinanza è entrata in vigore solo 7 giorni fa, gli effetti veri e propri della zona rossa si attendono nei prossimi giorni. Vuol dire che di fatto tutta la Versilia, l'abbattimento dei casi l'abbiamo avuto praticamente solo nel comune di Viareggio. E questo è significativo, fa capire come ci sia effettivamente differenza tra il comune di Viareggio e gli altri che non hanno adottato le misure da zona rossa. Quindi che vuol dire? Vuol dire che per riuscire ad avere un abbattimento vero e proprio è necessario, secondo il mio punto di vista, adottare la zona rossa in tutti i comuni della Versilia. Allora avremo veramente dei risultati importanti. Il tasso settimanale della Versilia è adesso salito a 278, oltre la soglia dei 250, seppur di poco, c'è anche il comune di Massarosa. Ma per capire se tutta la Versilia sarà zona rossa, c'è da aspettare venerdì sera, dopo il confronto fra i sindaci e il presidente Giani. Per le aree omogenee e sociosanitarie non è prevista la zona rossa automatica, come invece per le province e per le regioni, e dunque devono mettersi d'accordo i 7 sindaci. Per la chiusura sono Viareggio, Seravezza e Forte dei Marmi, attendisti i sindaci di Massarosa e Camaiore, mentre è nettamente contrario il sindaco di Pietrasanta Giovannetti. Non vedo perché si debba danneggiare oltre le imprese, già devastate da un anno di pandemia, in quei territori dove il contagio è ancora sotto controllo, afferma il sindaco. Se nei prossimi giorni i dati ci diranno che c'è un peggioramento, considererò la zona rossa per Pietrasanta.